Ok, allora dovremmo essere in live, dovrebbe essere tutto a posto, la voce dovrebbe sentirsi, quindi ciao a tutti, benvenuti a questa prima conferenza del ciclo organizzato dai rappresentanti del Duca e del Da Vinci in questo tandem vincente. Io sono Samuele Criscuolo, rappresentante del Duca, e sono qui oggi insieme ad Alessandro del Da Vinci. I più Ciao a attenti tutti. avranno notato anche il nostro ospite, Francesco Costa. Ciao, benvenuto, grazie per essere qui. Ciao, grazie a voi di avermi invitato. Allora, abbiamo davvero tanti argomenti di cui parlare, però inizierei facendoti fare una breve introduzione su chi sei, su cosa fai, che lavoro fai, che percorso di studio hai fatto, insomma, perché sei qui oggi. Allora, io innanzitutto mi devo scusare, ma stanno distruggendo l'appartamento accanto a casa mia, quindi potrebbe sentirsi qualche rumore di martello pneumatico, di cantiere in corso. Detto questo, io mi chiamo Francesco Costa, faccio il giornalista per mestiere, ho 37 anni, lavoro in un giornale online che si chiama Il Post, forse qualcuno di voi lo conosce e lo legge. Il Post esiste dal 2010 e io ci lavoro da quando è nato, da qualche anno poi sono vice direttore. E la mia carriera, diciamo, è cominciata durante gli anni dell'università. Io ho fatto liceo scientifico, poi tra l'altro scelta di cui poi forse mi sono anche un pochino pentito perché ero più attratto dalle materie umanistiche, ma al di là della scelta poi mi sono trovato molto bene sia nella mia scuola che con i miei compagni di classe. Mi sono iscritto all'università appunto a scienze politiche, volevo fare il giornalista, mi piaceva questo mestiere, mi attraeva questa carriera, e mentre studiavo all'università ho cominciato a scricchiare su internet, su un blog. Oggi i blog sono dei reperti fossili appartenenti a un'altra era, ma all'epoca non c'erano i social network. Mi sento molto vecchio mentre dico questa cosa. E insomma, i blog erano il modo più facile per poter dire la propria online, per poter scrivere qualcosa. E i blog sono stati un po' la mia palestra, perché poi scrivendo sui blog, raccogliendo storie, raccontando storie anche che venivano attorno a me, alla mia città, ho potuto iniziare a collaborare con qualche giornale, iniziare a scrivere per qualcuno, naturalmente all'inizio gratis, e poi guadagnare qualcosina. Poi ho ottenuto uno stage in un quotidiano a Roma, e allora lì è cominciata effettivamente la mia carriera. Ho lavorato in questo quotidiano, ho lavorato per il settimanale internazionale, che forse di nuovo qualcuno di voi conoscerà, e per esempio l'ultimo numero in edicola questa settimana ha un graphic novel di Zero Calcare, è una rivista molto, molto letta e con un pubblico molto affezionato. E poi appunto dal 2010 lavoro al Post, dove mi occupo di un po' di tutto, perché essendo il vice direttore coordino un po' il lavoro della redazione, ma il mio interesse principale sono gli Stati Uniti, la politica e la cultura americana. Su questo tema ho fatto negli anni un podcast e una newsletter che si chiamano Da Costa a Costa. Ho scritto due libri per Mondadori, Questa è l'America, che è uscito nel 2020, e Una storia americana, che è uscito nel 2021. E in generale cerco di utilizzare nel mio lavoro degli strumenti che siano contemporanei e che siano il più semplici e comodi possibile per le persone, perché penso che il giornalismo non sia legato necessariamente ai giornali e sia un'attività. Il giornalismo è l'attività di conoscenza di quello che sta attorno a noi, e allora cerco di farlo, per esempio, molto sui social media. Sono molto attivo e presente su Instagram, cerco di farlo con i podcast, cerco di utilizzare strumenti utili, moderni, comodi per informarsi, perché credo che questo sia il modo migliore anche per avvicinare le persone che magari sono curiose di sapere che cosa accade attorno a loro, che cosa accade nel mondo, ma non hanno voglia di comprare un quotidiano, per esempio. Come dicevi, tu sei un grande esperto interessato degli Stati Uniti e noi ti abbiamo invitato proprio per questo, quindi per parlare e per capire l'America. Il che è un'attività molto importante perché di fatto gli Stati Uniti sono i grandi protagonisti del mondo occidentale. Se pensiamo alla geopolitica, sono l'alleato con le spalle grosse e la voce autorevole. Se pensiamo all'economia, si contendono il primato di prima economia al mondo insieme alla Cina. Per quanto riguarda la cultura, hanno un'influenza notevole anche in Europa. Pensiamo allo show business, ai grandi marchi industriali come Nike, Apple, Netflix e via dicendo, ce ne sono veramente un'infinità.
Però per l'appunto capire l'America non è così semplice e immediato, perché ci sono delle profonde differenze per quanto riguarda il background storico e anche quello sociale. Porto un esempio che secondo me è molto, molto indicativo e riguarda il movimento Black Lives Matter, di cui dopo parleremo più approfonditamente. E porto questo esempio personale perché per l'appunto secondo me è molto puntuale. Sostanzialmente, quando è iniziato questo movimento, ho fatto un po' fatica a inserirmi nelle sue dinamiche, perché, come dicevo prima, quel movimento si fonda su delle radici storiche e sociali a noi sostanzialmente estranee. Noi non abbiamo avuto una così grande storia di apartheid, di razzismo sistemico, quindi sono per l'appunto delle dinamiche nuove e anche difficili da capire se non sono all'interno della propria storia. Questo per dire appunto che nonostante questi punti di contatto tra noi e gli Stati Uniti, non è così immediato e semplice capire quello che succede dall'altra parte dell'oceano. Quindi, in quanto giornalista, ti chiedo, quali sono gli approcci che tu utilizzi e come secondo te va effettuata questa narrazione, questa traduzione anche potremmo dire delle dinamiche americane in termini sociali e culturali. Guarda, questa domanda è molto interessante perché coglie un punto importante innanzitutto. Naturalmente ci sono un sacco di posti del mondo che noi conosciamo meno degli Stati Uniti, però non ce ne sono altri, secondo me, non ce ne sono tanti, che vedano un divario così grande tra quello che pensiamo di sapere e quello che sappiamo davvero. Perché gli Stati Uniti, lo ricordavi anche tu, sono molto presenti nelle nostre vite. Noi guardiamo film e serie TV che sono quasi sempre americani e se leggiamo dei libri, dei romanzi, naturalmente ci sono romanzi di tutto il mondo, ma il grande romanzo americano è praticamente un genere. C'è un'influenza culturale statunitense sull'Europa, sul resto del mondo straordinaria. Gli sport, i grandi personaggi dello sport, idem, ma pensiamo anche all'economia. Pensiamo al servizio che utilizziamo per comunicare tra noi, no? WhatsApp. Pensiamo ai social media. Pensiamo al grande sito di e-commerce che ha rivoluzionato l'economia mondiale, Amazon. Tutti questi prodotti sono americani, sono stati pensati, progettati negli Stati Uniti, ma cambiano le nostre vite, perché non solo cambiano le nostre abitudini, ma cambiano anche in qualche modo quello che siamo. Non è che ci sia necessariamente qualcosa da cui proteggersi, qualsiasi cultura contamina le altre culture in tanti modi diversi, però ecco, questa influenza americana fa sì che noi pensiamo di conoscerli, li vediamo sempre in TV, li vediamo fare delle cose e in realtà non ci rendiamo conto che quello che noi vediamo, quello che ci arriva degli Stati Uniti è un pezzo importante ed è un pezzo anche vero, ma è appunto un pezzetto, che c'è una grandissima parte dell'America di cui noi invece non sappiamo quasi nulla. Tenete conto che gli Stati Uniti sono grandi 33 volte l'Italia, è un paese gigantesco, sono più grandi della Cina. E anche quando noi ci andiamo in vacanza, di solito andiamo nelle città più grandi, più belle, più importanti, da New York a San Francisco, a Los Angeles, a Boston, a Chicago, oppure nei parchi naturali, ma la grandissima parte degli americani non vive in queste zone e sono zone che noi conosciamo molto meno. Qual è il problema però? Che siccome noi pensiamo di conoscerli effettivamente, quando ci approcciamo alla cultura statunitense, agli americani, secondo me, passiamo molto rapidamente, superiamo, diciamo, la fase della curiosità e della conoscenza, no? Se noi ci venissimo paracadutati oggi in uno sperduto villaggio dell'Asia, capiremmo di essere in un posto di cui conosciamo quasi nulla. E quando ci dovesse capitare di vedere qualcosa che non capiamo, no? Di vedere le persone comportarsi in un modo che non capiamo, prima di dire guarda che imbecilli questi, no, guarda che cosa fanno, diremmo effettivamente una cultura così diversa dalla nostra, cercheremo di capirla. Poi magari dopo averla capita, potremmo pure dire alla fine che imbecilli, io non dico che non bisogna giudicare, però prima di giudicare bisogna conoscere. Quando si parla degli Stati Uniti noi pensiamo di conoscerli già e quindi passiamo molto rapidamente alla fase del giudizio e questo ci porta molto fuori strada, perché gli americani per moltissime cose sono diversi da noi. Perché gli americani sono fatti in un certo modo, come per qualsiasi popolo, noi compresi, per via della loro storia, e la loro storia è una storia diversissima dalla nostra. Per esempio, sono un paese molto giovane. Gli Stati Uniti come nazione sono nati 240 anni fa.
e voi siete state concludendo, state facendo i vostri studi superiori, sapete che 3.000 anni fa in Europa c'erano già un sacco di cose, succedevano già un sacco di cose. Se ci muoviamo per una qualsiasi città italiana, se vi muovete per Treviso, vedete un sacco di cose che sono lì da più di 200 anni. La nostra storia, la nostra cultura ha un patrimonio molto più antico, e anche se ci sembra di non accorgercene, in realtà quello che noi siamo è anche il frutto di tutto questo. Un paese che invece ha una storia così breve, 250 anni, è un paese molto più giovane, è un paese molto più ingenuo, è un paese molto più incosciente. Dobbiamo pensarlo come se fosse una sorta di nazione bambina da questo punto di vista. Questo gli dà molta forza, molta energia, perché l'America è un posto in cui se hai un'idea per un'impresa è facile farla diventare realtà, è un posto che affronta anche le sfide più incredibili, dice andiamo sulla Luna, andiamo su Marte, perché hanno questo tipo di ingenuità e di innocenza che gli permette di fare grandissime cose. Dall'altra parte ogni tanto gli porta dei grossissimi guai, delle cose in tutte le circostanze in cui sarebbe richiesta una certa prudenza. Per esempio l'abbiamo visto nel corso della pandemia l'anno scorso, ma l'abbiamo visto nel rapporto che gli americani hanno con i farmaci, nel rapporto che gli americani hanno con il cibo, dove c'è da essere un po' più prudenti. Gli americani anche lì però si scoprono, si rivelano essere un po' dei bambini, mettiamola così, non lo dico per offenderli naturalmente, ma per capirci, e si buttano. Quindi è una caratteristica culturale che ha dei vantaggi e ha degli svantaggi. Vi faccio un altro esempio che mostra quanto siano diversi gli Stati Uniti da noi. Parliamo degli americani, no? Come popolo. A parte i nativi americani, cioè i cosiddetti indiani d'America, i popoli indigeni che abitavano quella terra, quel continente, prima che arrivassimo noi europei a colonizzarla, a parte quelli che sono oggi una minoranza molto piccola in America e sono la minoranza più disgraziata che ci sia, quelli che stanno peggio di tutti, tutti gli altri americani sono eredi, figli, nipoti di immigrati. Sono tutti immigrati negli Stati Uniti. Trump è erede di tedeschi, Biden di irlandesi, Obama è mezzo africano, e così via. A chi non è un nativo americano sicuramente è arrivato da qualche altra parte, lui o lei, oppure i suoi genitori, oppure i suoi nonni. L'America si è fondata sull'immigrazione, al contrario invece magari di quello che è successo in Europa, che ha un rapporto molto diverso con le migrazioni. E per questo l'America anche ha costruito un pezzo delle sue istituzioni sulla base del fatto che chiunque può arrivare negli Stati Uniti e diventare americano se condivide certi valori. Non c'è una distinzione di sangue, tant'è che in America c'è da sempre lo ius soli. Chi nasce negli Stati Uniti è americano, punto. E anche avere la cittadinanza è relativamente più semplice rispetto a quanto sia in Italia o in Europa. Loro hanno sempre detto la nostra forza è attrarre le persone migliori, quelle con più talento, quelle con più voglia di fare dal resto del mondo, e una volta che arrivano qui le facciamo diventare americane, non tanto perché le assimiliamo, ma perché l'America è fatta di tante culture diverse. Se voi andate a New York e andate a ordinare un hamburger o un caffè da qualche parte e lo fate col vostro inglese, che ovviamente avrà un accento italiano, le persone non pensano, ah guarda questo è un turista, le persone pensano che potreste tranquillamente essere degli italiani che vivono negli Stati Uniti o dei figli di italiani che vivono negli Stati Uniti. Certo, se andate con l'ombrello e il marsupio dei turisti vi riconoscono che siete dei turisti, però ecco, gli americani hanno un approccio più aperto nei confronti di chi viene da fuori. Attenzione però, perché anche da questo punto di vista non è tutto rose e fiori, anche qui ci sono le cose negative. Gli Stati Uniti sono nati 240 anni fa e in quel momento esisteva la schiavitù. Gli Stati Uniti hanno avuto 4 secoli di schiavitù, era cominciata prima, quando erano ancora una colonia britannica. E tutta questa cosa che vi sto raccontando di uguaglianza, chiunque può avere un'opportunità, chiunque può trovare uno spazio, è vera fino a un certo punto, nel senso che negli Stati Uniti il potere è sempre stato in mano ai bianchi, nonostante avessero persone di tutte le etnie, quando invece in Europa, per esempio, siamo sempre stati molto più omogenei sul piano etnico, e questo ha creato delle discriminazioni che non sono tanto, e qui mi collego al discorso che facevi giustamente tu, secondo me, sul razzismo sistemico. Quando si parla di razzismo negli Stati Uniti, non si parla del fatto che, come magari qui in Italia, qualcuno
rivolge a qualcun altro un insulto razzista, oppure vuole discriminare qualcun altro perché pensa che le persone che hanno un colore della pelle piuttosto che un altro siano inferiori o meritino altri diritti. Quello naturalmente c'è, come c'è da noi, è razzismo, è grave e va combattuto. Negli Stati Uniti però, oltre a quello, c'è un'altra forma di razzismo. Dato che il potere in questa società è stato a lungo, per secoli, detenuto dai bianchi e le leggi stabilivano questa cosa. Oggi in Italia, se tu sei vittima di un'aggressione razzista o di una discriminazione razzista, puoi appoggiarti sulle leggi per far valere i tuoi diritti. Poi non sempre va tutto per il meglio, però le leggi dicono che non puoi essere discriminato. In America per secoli le leggi hanno detto che tu dovevi essere discriminato, addirittura gli afroamericani non avevano proprio nessun diritto, erano come animali, potevano essere venduti, potevano essere uccisi, potevi farne quello che volevi. E questo ha creato una situazione discriminatoria strutturale. Prima ancora che tu possa subire un insulto razzista da qualcuno, se nasci e sei afroamericano, il modo in cui è costruita la società prevede che tu possa abitare in certi quartieri e non in altri, possa frequentare certe scuole e non altre, prima ancora che qualcuno ti abbia magari detto qualcosa di razzista, magari non lo ha mai fatto nessuno, ma il solo fatto di nascere con la pelle di un certo colore ti segna e in qualche modo determina il tuo destino. Ora, è chiaro che le cose sono migliorate molto nel corso del tempo, non è più così, non è più come ai tempi della schiavitù, ma non è più nemmeno come agli anni 70, le cose sono molto cambiate, ma sono ancora molto lontane dall'essere un punto che si possa definire soddisfacente. Vedete però quanto l'ho dovuta fare complicata per raccontarvi quante differenze ci sono tra noi e loro, potremmo andare avanti a lungo e sicuramente sarà un tema che tornerà, ma ecco, il consiglio che io do a chi vuole approcciarsi a conoscere la cultura americana, ma anche qualsiasi altra cultura di qualsiasi altro paese, è prima provare a conoscerli, a conoscerla, quindi a studiare, essere curiosi, andare in viaggio, parlare con delle persone. E poi, quando pensiamo di aver aggrappato un po' il senso di quella cultura, se vogliamo giudicarla, giudichiamolo pure. Ma ecco, questo è l'ordine corretto in cui fare le cose, secondo me, non il contrario. Sì, come ecco. Dicevi prima... Vai. Dicevi, c'è un profondo legame di influenza tra l'Europa e gli Stati Uniti, in cui sostanzialmente l'Europa va a costituire la culla della cultura occidentale, che poi si è spostata negli Stati Uniti diventando un po' il nuovo centro. E sicuramente ci sono due eventi storici fondamentali che sono la colonizzazione inglese e poi il supporto da parte dell'America dopo il secondo conflitto mondiale e gli eventi a esso successivo. Ti chiedo, questo rapporto di influenze, oltre a questi eventi storici, si basa su qualcosa di più profondo anche a livello sociale, culturale, e ti chiedo se oggigiorno questo rapporto è alla pari, quindi gli Stati Uniti danno ma anche ricevono dall'Europa, oppure l'influenza è solamente dal lato americano? Allora, il rapporto va in entrambe le direzioni, nel senso che sicuramente gli Stati Uniti ricevono, nel senso che non solo hanno con noi dei rapporti commerciali, per esempio gli americani vanno matti per il Made in Italy, no? Chi ha un'azienda che produce beni, merci italiane, trova negli Stati Uniti un mercato importantissimo, ma di nuovo ne approfitto visto che voi vi trovate a Treviso, tutta l'industria del prosecco, per esempio, negli Stati Uniti ha un grandissimo successo, un grande suscita un grande interesse, per cui sicuramente gli Stati Uniti sono anche loro, diciamo, esposti alla nostra cultura, a quello che noi siamo in grado di offrire. Per quanto però questo rapporto sia bidirezionale, non è nella stessa dimensione, nel senso che noi siamo molto più esposti alla cultura americana di quanto siano loro esposti alla nostra cultura, alle nostre tradizioni, alle nostre merci, a quello che noi facciamo. E questo rapporto sbilanciato è una conseguenza, secondo me, del predominio economico degli Stati Uniti. Alla fine il predominio culturale di una nazione spesso, non sempre, ma spesso passa anche dal suo predominio economico. Oggi, se io chiedessi a voi qual è l'ultimo film cinese che avete visto, probabilmente nessuno di voi ne ha visto uno di recente, forse sì, di sicuro non ne avete visti tantissimi, però il cinema cinese sta cominciando a prendere piede. Ma se invece vi chiedo qual è il social network cinese che usate di più, sicuramente quasi tutti di voi hanno l'app di TikTok sul telefono. Ma il fatto che emergano questi fenomeni
che sono nazionali ma sono in grado di andare oltre i confini di un paese, dipende dalla forza economica di quel paese. 50 anni fa la Cina non aveva niente di paragonabile a TikTok, e anche quei pochi di voi che hanno visto un film cinese negli ultimi 6 mesi, 40 anni fa non l'avrebbero mai visto nel corso della vita. Gli Stati Uniti hanno avuto questo tipo di influenza culturale anche sull'Europa e sul resto del mondo come conseguenza del loro successo economico. Per esempio, il loro show business, la loro industria della cultura e dello spettacolo, perché è un'industria così influente? Perché è un'industria che ha la possibilità di avvalersi di grossi capitali. Perché le app, le start-up, le società più innovative nascono quasi sempre, poi non sempre, negli Stati Uniti, ma addirittura in California, addirittura nella Silicon Valley, in un posto molto piccolo, perché in quel posto c'è una concentrazione di persone con titoli di studio importanti, con alte specializzazioni, che vivono lì o che arrivano lì da fuori. Persone con grandi capitali che sono disposte a investire in tutti questi servizi, da Uber a Airbnb, prima che diventino famosi, pensando che 9 volte su 10 quei soldi finiscono buttati, 1 volta su 10 ha investito dentro Facebook e si è diventato ricchissimo. E quindi c'è un grande fermento attorno a quel settore lì. Quel settore poi produce influenza culturale, ma il motivo per cui nasce ed è possibile è che lì ci sono più soldi, e quindi sì, c'è un sistema economico che viene favorito dalle leggi, dal modo in cui si comportano le persone, da quanto lavorano, dall'imprenditorialità, dal sistema fiscale, da tutta una serie di cose. Non dimentichiamo poi, tu prima citavi la Seconda Guerra Mondiale, che questa influenza mondiale gli americani se la sono anche costruita. E se la sono costruita con un tratto interessante, con una politica estera che ha abbinato, soprattutto nella seconda metà del Novecento, oggi ci riescono molto meno a farlo, due cose molto diverse che però andavano di pari passo. La prima è una certa generosità. Cioè, gli americani, dopo la Seconda Guerra Mondiale, hanno coperto l'Europa di soldi con il piano Marshall, ci hanno permesso di ricostruirci, era un paese, un continente in macerie dopo la Seconda Guerra Mondiale, gli Stati Uniti ci hanno dato un sacco di soldi, molti dei quali a fondo perduto, regalandoceli. Perché lo hanno fatto? Naturalmente volevano che gli europei si rimettessero in piedi, eccetera, e lo hanno fatto però anche pensando che questo favore, questa generosità avrebbe avuto delle conseguenze, che noi ci saremmo in qualche modo legati a loro, avremmo trovato in loro un partner economico, avremmo dato a loro la possibilità di vendere le loro merci nei nostri paesi. È stato uno scambio, che noi abbiamo preso qualcosa, abbiamo dato qualcosa, e gli americani così facendo hanno creato questa grande alleanza. L'altra gamba però, oltre alla generosità con cui l'America ha molto costruito, con gli aiuti allo sviluppo, continua a farlo in giro per il mondo, è invece una certa assertività, cioè io ti do dei soldi, tu usali per fare quello che vuoi, commerciamo insieme, diventiamo più ricchi insieme, gli imprenditori veneti vendono il prosecco negli Stati Uniti, gli americani vengono a venderci i jeans, le Harley Davidson, eccetera, eccetera, il whisky, tutto quello che loro producono. Però poi sulle faccende di politica estera, dove c'è da parlare di interessi importanti, penso all'energia per esempio, voi fate quello che diciamo noi, cioè siete entrati in una sfera di influenza. Dopo la Seconda Guerra Mondiale ce n'erano due grandi sfere di influenza, quella americana e quella sovietica, e non è che si poteva molto sgarrare, diciamo. La Guerra Fredda, come sapete, chi di voi l'ha già studiato, ha letto dei libri sul tema, la definiamo Guerra Fredda perché Stati Uniti e Unione Sovietica si armavano molto, ma non si combattevano direttamente, ma si combattevano indirettamente in un sacco di posti del mondo. Il Vietnam è uno dei più famosi, ma ce ne sono stati tantissimi, e soprattutto dopo la Seconda Guerra Mondiale la politica estera americana è stata anche una politica di violenza, di prepotenza, di aggressività in tante altre parti del mondo, e dove questo non è stato esplicitato proprio con l'uso delle armi, pensate al fatto che l'Europa, non solo l'Italia, ce ne sono in Veneto ma anche in altri posti d'Italia, ma tutta l'Europa è piena di basi militari americane. Insomma, l'America ha offerto all'Europa, ad altri paesi, state dalla nostra parte, vi converrà, vi proteggeremo, vi daremo dei soldi, però voi poi fate un po' quello che diciamo noi sulle cose importanti. È una dinamica che può piacerci o non piacerci rispetto agli Stati Uniti, ma che poi tanti altri paesi rivali degli Stati Uniti tentano di riprodurre. Non è molto diverso da quello che sta cercando di fare la Cina oggi, con i suoi investimenti, la cosiddetta nuova via della seta, arrivano con un pacco di soldi, dicendo vi costruiamo le autostrade, vi costruiamo i ponti per cercare di portarci un po' più dalla nostra parte. È simile a quello che fa la Russia con le sue risorse naturali, col gas e col petrolio. Quindi è una superpotenza che si comporta da superpotenza,
rivaleggiando con altre superpotenze e che esprime il suo potere non solo con le armi, ma anche con questa influenza culturale. Vi cito un'ultima cosa prima di ridarvi la parola. Tenete conto che questa influenza culturale passa da tantissime cose e anche molte che noi sottovalutiamo. Se prendete la lista delle migliori università del mondo, per esempio, tantissime sono americane. Se ogni anno, quando ci sono i premi Nobel, guardate la lista di chi ha vinto i premi Nobel, o sono americani, o hanno studiato in America, o insegnano in America, è un predominio che passa anche attraverso la ricerca scientifica, passa anche attraverso il progresso, la cultura. Il vaccino Pfizer è un vaccino americano, il vaccino Moderna è un vaccino americano. E perché l'hanno fatto loro e non l'hanno fatto noi? Perché hanno molto investito anche sulla ricerca scientifica e tecnologica. Internet l'hanno inventato gli americani, perché poi pensavano potesse essergli utile, naturalmente, per la loro economia, ma anche perché attraverso queste innovazioni, attraverso il progresso, loro riescono a mantenere questa posizione di superpotenza e quindi a restare in grado poi di influenzare e a volte anche condizionare quello che avviene negli altri paesi del mondo. Ecco, l'hai un po' già introdotta tu la prossima domanda, la prossima questione. Però, concentrandoci sulle mode, sui trend che ci arrivano dall'America, insomma, vediamo che magari di solito c'è un determinato lasso di tempo più o meno costante da quando scoppia un trend negli Stati Uniti e poi in Italia, ma anche in Europa, si comincia a diffondere. Secondo te questo fenomeno qui, proprio a livello quotidiano, senza entrare nei massimi sistemi, è una cosa che si esprime spiegandola solamente in ambito economico, come hai detto tu, o c'è anche un fattore culturale? Cioè, perché a noi europei piace così tanto essere fare gli americani? Perché abbiamo il mito delle scarpe americane, dell'hypebeast, no? Con il vestito in un certo modo americano, no? Così. Allora, secondo me è un predominio culturale, innanzitutto, cioè è la conseguenza del fatto che vediamo molti più film americani, per esempio, che film russi o cinesi, e quindi è un po' più, è normale che guardiamo all'abbigliamento, alle mode americane molto più di quanto guardiamo alle altre, e questo un po' ci influenza e ci condiziona. Ma un pezzo importante della risposta a questa domanda, secondo me, è tecnologico. Ed è anche una cosa avvenuta abbastanza di recente. Certo, c'è sempre stato il mito degli Stati Uniti, del sogno americano, e anche i nostri genitori, i vostri genitori andavano al cinema, guardavano i film americani e magari anche inconsciamente poi desideravano avere i jeans come quelli dell'attore americano o la macchina come quella dell'attore americano. Ma dov'è l'innovazione tecnologica che è avvenuta, che ha cambiato secondo me un po' tutto questo? La globalizzazione cosiddetta, il fatto che il mondo è diventato più piccolo, il fatto che in questo momento stiamo parlando in diretta e io sono in una città che è molto distante da quello in cui vi trovate voi, e potrei anche essere negli Stati Uniti, potremmo fare questa diretta allo stesso modo. Il fatto che i social media non hanno confini nazionali, non è che c'è l'Instagram degli italiani e l'Instagram degli americani, fa sì che noi oggi siamo, se vogliamo, e questo spesso accade, esposti in tempo reale a quello che avviene negli Stati Uniti. Vi dico un'altra cosa di quelle che mi fa sembrare e suonare molto vecchio. Fino a 15 anni fa, le serie TV americane arrivavano in Italia 8 mesi dopo, 10 mesi dopo, un anno dopo. C'era una serie americana di cui si parlava un sacco in America, di grande successo, dopo 2 anni arrivava su Rai 2. Oggi è istantaneo, i film escono contemporaneamente, le serie TV escono su Netflix contemporaneamente da noi e da loro. Questo fa sì che sta nascendo una sorta di grande cultura globale, che naturalmente poi è fatta di un sacco di nicchie, di differenze. Non c'è, secondo me, una vera omologazione, perché è una cultura così grande che tiene dentro tutto. Ma ecco, i social media, per esempio, ci hanno fornito un sacco di nuovi modelli. Non pensate però che questa cosa sia monodirezionale, nel senso che poi ci sono anche trend che fanno il viaggio opposto, e non pensate nemmeno che riguardi solo gli Stati Uniti, perché grazie alla globalizzazione, da un certo punto di vista, o anche grazie alla crescita economica che c'è in Asia, per esempio, noi vediamo oggi sempre più mode che arrivano non tanto da Occidente quanto da Oriente. Alcune sono, se vogliamo, anche banali, ma non sono da sottovalutare.
20 anni fa ristoranti di sushi in giro non è che ce n'erano così tanti come oggi, per dirne una. I prodotti cosmetici coreani che oggi vanno per la maggiore anche nei nostri negozi, le maschere coreane, la skincare coreana, 10 anni fa non esisteva completamente. Anche la musica coreana. La musica coreana, no? Esatto, il K-pop, il BTS, e tutte queste cose qui sono rese possibili dalla globalizzazione e dal come i social media ci permettono di essere in contatto con persone molto diverse, molto lontane rispetto a dove siamo noi. Gli Stati Uniti hanno un grande vantaggio, perché è un vantaggio che hanno accumulato appunto in questi decenni di storia, per cui se te piace il basket, possono anche starti sul cavolo gli Stati Uniti. Puoi pure dire io odio gli Stati Uniti, ma se ti piace il basket, come fai a non vedere l'NBA? Se ti piace il basket, come fai a non vedere LeBron James? E quindi aver costruito questi modelli, queste industrie di successo, tu puoi pure detestare gli Stati Uniti, ma se sei appassionato di cinema non puoi ignorare il cinema americano. Puoi dire mi piace di più quello ceco, quello francese, però sono diventati non ignorabili, ecco. Credo però che se fino a 20 anni fa erano quasi da soli in questo ruolo di superpotenza culturale, oggi invece emergono un sacco di nuove tendenze, di nuovi trend che arrivano da un sacco di altre parti del mondo, e credo sia un'evoluzione positiva. Spostandoci un momento di argomento, sempre collegato a questa influenza, ti chiedo se questi meccanismi che ci hai spiegato fino adesso valgono anche, salendo un po' più di grado, per la comunicazione a livello politico e giornalistico. Si sprecano gli esempi, voglio dire, abbiamo sentito molti casi o presunti tali di influenze anche a livello di elezioni, sia da parte dopo della Russia, del blocco a est, che comunque supporto più o meno dichiarato da parte degli Stati Uniti a determinate fazioni politiche. Un esempio cade a pennello è quello del trumpismo, nato con l'ascesa appunto del presidente Trump, che comunque ha rotto anche gli schemi stabiliti e secolari, da 2 secoli, ma secolari di potere, di scambio di potere tra i democratici e i repubblicani. È stata un po' una meteora passata in modo indipendente, e che ha dato vita però anche e ha rinvigorito certi movimenti populisti in Europa. Anche un altro esempio è l'aiuto che ha dato Steve Bannon mi viene in mente qui in Italia a Fratelli d'Italia, ma anche ad altri partiti in Europa. Quindi in che modo funziona l'influenza appunto a livello giornalistico? Come si diffondono, anche come viene utilizzato il sistema delle fake news, anche che ci si scambia tra i continenti, e in che modo la nostra comunicazione, ciò che leggiamo nei giornali, è influenzata da quella che invece c'è negli Stati Uniti? Allora, qui secondo me bisogna fare 2 discorsi diversi. Il primo è quello di un'influenza in qualche modo spontanea, naturale. Avendo gli Stati Uniti l'economia più sviluppata del mondo, cosa vuol dire l'economia più sviluppata del mondo? Vuol dire che io lavoro in un giornale che ha una certa quantità di risorse da dedicare alla ricerca, allo sviluppo, all'inventarci cose nuove, a farci venire delle idee su nuovi progetti. Negli Stati Uniti il mio giornale avrebbe quei soldi per 10. Avremmo molte più risorse per innovare, per fare cose nuove, perché l'economia è più grande, ci sono più consumi, girano più soldi, per dirla in un modo molto, molto facile. Questo fa sì che molte cose, poi non tutte, ma molti aspetti tecnici sul piano della comunicazione negli Stati Uniti siano più sofisticati, più studiati, ci hanno lavorato di più, ci hanno studiato di più, hanno provato di più, e quindi le più grandi innovazioni sul piano della comunicazione, per esempio, arrivano dagli Stati Uniti. E questa è un'influenza che non ha dietro una qualche macchinazione, è un modo molto spontaneo.
voi sicuramente non lo ricorderete perché non c'eravate, ma negli anni 90 a un certo punto Silvio Berlusconi si candida alla presidenza del Consiglio e va in TV come mossa di campagna elettorale, firma un contratto, lo chiama il contratto con gli italiani, in cui lui si impegna proprio con un contratto a fare una serie di cose. Fu una mossa di comunicazione che ebbe grande successo in quella campagna elettorale. Se l'era inventata Berlusconi? No, 3 anni prima l'aveva fatto un politico repubblicano degli Stati Uniti che aveva firmato il contratto con l'America. Non è che quel politico ha voluto condizionare la politica italiana, quel politico americano, quello si è fatti i fatti suoi. Berlusconi ha visto che quella cosa funzionava e ha detto facciamolo anche da noi. Ma per stare a un esempio più recente, vi ricordate Trump e i suoi cartelli America First e vi ricordate poi Salvini e i suoi cartelli prima gli italiani? Nel 2008 Obama, il suo slogan era Yes We Can e lo slogan del Partito Democratico Italiano era Si Può Fare. C'è una sofisticatezza della comunicazione politica americana e anche delle prassi del giornalismo americano che, essendo più avanzate, più efficaci di quello di tanti altri paesi, vengono imitate e copiate in Italia da tutti in qualche modo. E questa è una forma di influenza, però appunto che non prevede qualcuno che voglia manipolare qualcun altro. Siamo noi che scimmiottiamo, copiamo, rubiamo a volte un po' agli americani. Poi c'è un'altra parte, che invece è la parte dove c'è più una pianificazione di questa influenza, un'organizzazione, a volte addirittura una manipolazione, che non è espressione degli Stati Uniti in quanto tali, per quanto poi gli Stati Uniti come paese, come governo, hanno interesse anche a far sì che in Italia si parli bene di loro. Insomma, ci sono tutte delle iniziative che vengono definite in gergo di soft power, cioè di potere morbido, i modi in cui i paesi ti fanno sentire il loro potere non minacciandoti con un'arma, ma regalandoti un carico di vaccini, per esempio, o regalandoti dei soldi come col piano Marshall. Sono tutti modi per essere influenti. Ma poi ci sono dei singoli gruppi che volta per volta possono utilizzare questo predominio americano sulla tecnica, sulla comunicazione, sul giornalismo per ottenere dei risultati da altre parti del mondo. Il più famoso, i più famosi degli ultimi tempi sono appunto quelli che hanno a che fare con le cosiddette fake news. Che cosa intendiamo quando si parla di fake news? Non si parla semplicemente di notizie false, anche perché, se no, perché dovremmo dirlo in inglese? No, notizie false, si capisce. Ma poi non sono mica un'invenzione recente le notizie false. Da quando esiste la stampa, da quando esiste l'informazione, esiste qualcuno che mette in giro delle voci false. Era così secoli e secoli fa. Qual è la novità? E perché appunto abbiamo adottato questa espressione in inglese di fake news? Perché negli ultimi anni, e si è visto soprattutto negli Stati Uniti con la prima campagna di Trump nel 2016, è diventato chiaro che da una parte la facilità virale, come si dice, con cui i contenuti, i post girano sui social media è potentissima, più veloce, più rapida, più potente di quello di qualsiasi altro mezzo, televisione compresa. Dall'altra parte le persone, noi, abbiamo un po' perso la capacità di distinguere il fatto il vero dal falso, di voler verificare qualcosa prima di credere che sia vera. Se vediamo un post su Instagram che dice una cosa, dà una notizia, un'informazione che tende a dare ragione a quello che pensiamo già, lo condividiamo senza farci troppi pensieri sopra. Se io penso che gli immigrati rubino più degli italiani e vedo un post che dice questo immigrato ha fatto una mega rapina, eccetera, quella cosa lì rafforza quello che io penso già, tenderò a condividerla. Ma lo stesso accade anche dall'altra parte, in questo non ci sono grandi differenze. E gli americani hanno capito, non tutti, ma certi gruppetti, diciamo, malintenzionati, che producendo scientificamente delle notizie false allo scopo di convincere le persone di cose che non erano realmente accadute, si potesse utilizzare i meccanismi di circolazione di questi contenuti sui social per far cambiare idea alle persone. Durante la campagna elettorale del 2016, l'articolo, la notizia in assoluto più condivisa sui social media negli Stati Uniti fu un articolo che diceva che Papa Francesco aveva dato il suo sostegno per quelle elezioni a Donald Trump, che non era mai accaduto. Questa non era una questione di mi piace o non mi piace Trump. Può pure piacerti Trump un sacco, però il Papa o una cosa l'ha detta o una cosa non l'ha detta, non è che lì è un'opinione. E quella cosa non era vera. Eppure ti arriva questa notizia sul telefono, ti arriva su WhatsApp, ti arriva tramite qualche su Facebook, ti arriva davanti
e ti arriva perché è molto commentata, gli algoritmi tendono a premiare le notizie che generano più engagement, come si dice, più reazioni. Se a te Trump piace un sacco, dirai, oh, vedi che pure il Papa è dalla parte di Trump, e la fai circolare. Se a te Trump non piace per niente, andrai a lasciare un commento arrabbiato che dice questa notizia è falsa, oppure il Papa non capisce niente. Ma entrambe queste reazioni hanno l'effetto di far aumentare la circolazione di quel post. Ecco, è chiaro che queste cose a volte avvengono in modo spontaneo. Qualcuno di noi si inventa una bufala e questa bufala prende piede. Altre volte sono un po' costruite a tavolino. E negli Stati Uniti ci sono state varie campagne di influenza nelle campagne elettorali da parte di chi vuole prendere più voti, ma anche di paesi stranieri. È successo dalla Russia con gli Stati Uniti, è successo in certi casi anche in Europa, di gruppi di persone, associazioni, comitati politici, in certi casi partiti, che cercano di avvantaggiarsi in contesti elettorali, per esempio manipolando le informazioni, disinformando. Le vittime finali di tutto questo, prima ancora che l'Italia, gli Stati Uniti, quel partito, Biden, siamo noi, nel senso sono le persone, perché siamo noi che alla fine ci convinciamo che qualcosa sia vero e invece falso, per esempio. E dobbiamo renderci conto che si combattono dei conflitti, anche dei conflitti molto seri, sul piano dell'informazione. Cose che arrivano sul nostro telefono quotidianamente possono essere anche conseguenze di questo tipo di processi. Questo non vuol dire che non dobbiamo più fidarci di nulla, naturalmente, ma vuol dire che non dobbiamo fidarci di qualsiasi cosa ci passi davanti, e che anche quando una cosa ci sembra che dia ragione a quello che pensiamo già, di cui siamo sicuri, avere un dubbio, fare una ricerca su Google, non che uno debba mettersi lì a fare chissà quali telefonate, ma fare una ricerca su Google, vedere se ci sono delle conferme, se qualcuno l'ha smentito, può essere utile per noi, prima ancora che per aiutare questo o quel paese, per non farci prendere in giro e per essere sicuri che non stiamo dando per vera una cosa che non è vera. Grazie mille. Prima, scusami Alessandro, volevo solo fare un disclaimer prima di darti la parola. Se chi ci guarda da casa vuole fare una domanda, alla fine ci sarà uno spazio, quindi potete o scriverla nei commenti oppure sulla pagina Instagram del Duca, lì c'è il Duca degli Abruzzi, c'è il box domande, quindi fatele pure lì. Vai Ale. Grazie. Volevo dire, hai tirato fuori la questione dell'informazione che arriva anche da noi. E credo che ormai non si possa non parlare del politicamente corretto, della cancel culture, che è una cosa tipicamente americana, che ha molto piede negli Stati Uniti e che sta arrivando anche da noi. Quindi, come dicevamo prima, è un ottimo esempio di un fenomeno tipicamente americano che pian piano travolge anche l'Europa. È un tema molto complesso, molto ampio, anche perché coinvolge, diciamo, delle dinamiche politiche spesso magari non chiare, non alla luce, e quindi per l'appunto non è facile analizzarlo. Pertanto è anche molto spesso incompreso, se ne parla male, se ne parla a sproposito. Vorrei chiederti se riesci a fare una panoramica veloce, quindi come nasce questo fenomeno, come è percepito negli Stati Uniti e come è percepito in Europa, quindi se è percepito allo stesso modo, se è percepito anche nella maniera giusta. Allora, è un discorso lunghissimo e complesso, quindi sarò sintetico e perdonatemi se sarò in certi casi un po' semplificatorio, diciamo così. Quello che intendiamo come politicamente corretto negli Stati Uniti soprattutto è un modo di parlare e di comportarsi che non offenda le persone, che non le insulti senza motivo o per il colore della loro pelle, per il loro genere, per la loro identità. Non è niente di particolarmente grave, anzi è un grande segno di progresso. Se voi mi aveste accolto durante questa chiacchierata dicendo benvenuto Francesco Costa, giornalista terrone, eccetera, non è che io mi sarei incavolato, che avrei detto, però un po' mi sembra la sarei presa, non sarebbe stata una cosa molto carina. Il motivo per cui voi non l'avete fatto è perché siete delle persone educate, è perché in qualche modo vi siete, avete deciso per voi più che per me, oltre che per me, di essere politicamente corretti, nel senso di stabilire che certe cose non si dicono, perché non si insultano le persone, non si offendono le persone per il loro posto d'origine, per il colore della loro pelle, perché sono uomini o donne, perché sono persone con disabilità, persone normodotate, eccetera, eccetera. E
Tutto questo è stato il frutto negli Stati Uniti di grandissime lotte. In un posto dove per 400 anni c'era la schiavitù, pensate come erano trattati i neri, pensate come erano trattati i neri anche dopo la fine della schiavitù, pensate che cosa gli dicevano, che cosa gli facevano. E in un posto, e questo vale anche per noi, in cui il potere è stabilmente in mano agli uomini, il potere anche economico, e le donne vivono una situazione di svantaggio che anche qui è un po' come la cosa di prima del Papa, non è un'opinione, basta vedere i dati su qualsiasi cosa, dal reddito alla ricchezza, alla carriera, allo stipendio percepito a parità di mansione, che vede le donne sistematicamente svantaggiate, sistematicamente discriminate. Il politicamente corretto, l'idea di usare delle parole che non siano offensive, è una forma di progresso. Negli Stati Uniti si è lavorato molto su questo negli anni, il politicamente corretto è diventato il modo con cui, insomma, è il caso di comportarsi in società se non si vuole passare per essere dei gran maleducati, mettiamola così, e in certe situazioni, in certe circostanze, questa ricerca di un modo di esprimersi che sia il più possibile non offensivo, che non è univoco e quindi è una discussione sempre in corso, ha toccato anche delle punte probabilmente un po' eccessive, forse un po' esagerate. Penso a quello che accade in alcuni campus universitari, per esempio, dove il politicamente corretto è applicato in modi sempre più rigidi e a volte anche ottusi, all'invenzione continua di nuove parole, di nuove forme, di nuovi criteri in base al quale consideriamo o no offensivo qualcosa. Tenete conto che queste trasformazioni sono trasformazioni delicate, perché quando tu vuoi dire a qualcuno che ha chiamato gli afroamericani con una parola molto grave, offensiva, per tutta la vita, quella parola lì non devi più usarla, perché se la usi è segno che tu sei, oltre che un razzista, anche un cafone. È difficile convincere non una persona, ma un'intera società a cambiare modo di comunicare, a cambiare modo di comportarsi. E quindi è stata un'evoluzione dolorosa, complicata, che comporta grandi dibattiti, che comporta anche, appunto, in questo momento un irrigidimento da un certo punto di vista. Attenzione, perché la cancel culture non è strettamente legata al politicamente corretto. Per cancel culture si intende quando qualcuno dice o fa qualcosa che è considerato dalle persone in senso lato, poi spesso sono persone mobilitate sui social, offensivo. Quando e se succede che queste persone cominciano a chiedere che la persona che ha detto qualcosa di offensivo venga licenziata, non lavori più, non vada più in TV, venga cancellata, in quel caso si parla di cancel culture. Se io faccio un video su Instagram, uso una parola offensiva, se ci sono 10.000 persone che cominciano a scrivere al mio direttore dicendogli licenziate Francesco Costa, e vanno a scrivere a Mondadori e gli chiedono non stampate più i suoi libri, quella è cancel culture, cioè una cultura che provoca e che desidera la cancellazione, l'eliminazione di persone che in qualche modo hanno avuto dei comportamenti considerati offensivi, perché poi a volte sono degli atti, cioè hai violentato qualcuno, ovviamente è un'altra questione, a volte sono aver detto qualcosa di offensivo. Però capite che sono due cose legate ma diverse. Qual è l'errore, secondo me, che facciamo noi quando pensiamo di importare questo tipo di scenario in Italia, per esempio? In Italia il politicamente corretto non c'è mai stato. Certo, ci sono persone che, tante per fortuna, che cercano di non offendere il prossimo quando si rivolgono a qualcuno, ma non è mai stato una regola della società, non è mai stato presente, pervasivo, cioè lo vediamo continuamente in televisione, da quelli che si tingono la faccia di nero, da quelli che mimano gli occhi a mandorla, a tantissime cose diverse. Ma qualche anno fa c'era una ministra italiana nera, e i suoi oppositori le davano della scimmia, la chiamavano scimpanzé. Ora, ci fu anche il famoso lancio della buccia di banana, mi ricordo. Il lancio della buccia di banana. Ora, non è che quella ministra, siccome è nera, ti deve piacere o devi essere d'accordo con le sue idee. Ovviamente non è così. Quella ministra può avere torto su tutto, ma se tu gli dai della scimpanzé o gli lanci una banana, evidentemente non è che stai dicendo non sono d'accordo o io sono politicamente scorretto. Sei un razzista, sei un cafone. Chi fece quelle cose lì
in Italia non è che venne cancellato come della cancel culture. Il politico in particolare che diede dell'orango alla ministra Kyenge è da due legislature vicepresidente del Senato. Abbia fatto il contrario di cancellarlo, l'abbiamo premiato. Ecco, per questo è pericoloso prendere il dibattito americano, dove effettivamente il politicamente corretto esiste ed è ovunque ed è la regola, e se sgarri rischi delle sanzioni, diciamo, dalla parte della società, pesanti, a volte anche troppo pesanti, ne stanno parlando, se ne può parlare, ma non è la stessa cosa che accade qui. Noi abbiamo superato la fase del politicamente corretto, siamo già passati alla fase della ribellione al politicamente corretto. Ecco, per questo secondo me dovremmo cercare di discutere meno di etichette, meno di cancel culture, non si può più dire niente quando tutti dicono tutto, oppure non confondere ogni critica con un desiderio di cancellazione. Se io ho detto una cosa che ha fatto arrabbiare qualcuno di voi e qualcuno di voi vuole criticarmi, io potrò rispondere, magari dirò non sono d'accordo, però non è che dirò come osi, allora vuoi cancellarmi? Le critiche sono legittime in qualsiasi dibattito. Mi sembra che in Italia abbiamo deciso di mutuare un po' il dibattito americano portandolo qui, quando da noi il contesto era completamente diverso. Ma aggiungo un'ultimissima cosa, anche perché mi sa che poi il tempo stringe. In America questa sensibilità è così forte perché è un paese in cui la metà della popolazione, o quasi, non è bianca, in cui c'è una tale eterogeneità sul piano etnico che dire una cosa offensiva nei confronti dei latinoamericani o degli afroamericani colpisce un sacco di persone. Il 10%, il 13% del paese, dire qualcosa di offensivo contro chi non è bianco vuol dire colpire la metà del paese, ed è chiaro che quindi queste regole, queste prassi sono molto più sentite da quelle parti. La nostra società è una società ancora molto omogenea sul piano etnico, e questo fa sì che noi abbiamo molte più difficoltà di loro anche soltanto a fare questa discussione, a metterci un po' in gioco, a provare a cambiare il modo in cui parliamo. E per questo credo sia utile averla questa discussione, che è una discussione scomoda, è una discussione difficile, si litiga, si discute, è inevitabile che sia così, piuttosto che dire chi se ne frega del politicamente corretto è una cosa che dobbiamo superare. In realtà qui non c'è mai stato, di fatto. Esatto, e questo si lega molto bene con quello che dicevo io all'inizio, con quello che dicevi anche tu, in particolare al fatto che è sbagliato prendere un fenomeno che ha un senso e una struttura in una certa società, trasportarlo, ecco, nella nostra, e cercare di spiegarlo, comunque di dare le stesse risposte, perché chiaramente, essendoci delle basi sociali e culturali diverse, la risposta cambia come, ecco, non si può trattare allo stesso modo. E un altro aspetto molto interessante è quello legato alla complessità. Tu all'inizio dicevi che è molto difficile parlare di America, bisogna studiare, bisogna capire, non è una cosa immediata. Neanche in questo caso il tema è complesso e questa complessità va rispettata, appunto sulla base del contesto all'interno di cui ci si muove. A questo punto, mancando mai pochi minuti, darei spazio a qualche domanda, se sono state fatte. Samuele, ne hai vista qualcuna? Ti dico subito, te lo dico subito, se almeno qui. Dammi un attimo. No, non c'è nessuna domanda qui, però ti chiedo, te ne faccio una io, che si addentra un attimino, passandoci velocemente su quest'ultima di cui abbiamo parlato. Ci sono comunque, abbiamo visto, in questo momento, soprattutto negli ultimi mesi, sono salite alla ribalta delle cronache degli episodi, per esempio la cancellazione della facoltà di studi classici alla Howard University, mi pare, o comunque delle anche le violenze succedute alle proteste del movimento Black Lives Matter, e tutto quel filone lì che si rifà sempre alla lotta per il rispetto di una certa fascia di popolazione, che però viene portata avanti a volte con metodi che sono o violenti o comunque estremizzati. In che modo viene percepito questo conflitto all'interno della società americana? Cioè, tu hai detto, se si insulta una persona non bianca, si insulta la metà della popolazione. Pertanto è facile pensare che ci sia
uno scontro tra queste due anime e quale delle due diciamo è destinata a prevalere nel prossimo periodo? Beh, lo scontro c'è, anche perché poi lo scontro è stato amplificato ed è accelerato durante gli ultimi anni, anche a causa del fatto che l'ascesa, diciamo, due cose. La prima è queste trasformazioni del paese non sono indolori. Il fatto che in un paese dove i bianchi sono sempre stati la maggioranza e i più potenti, e quindi quelli più ricchi, con più opportunità, quelli che diventano presidenti, eccetera, e il fatto che oggi questa cosa avvenga sempre meno, il fatto che proprio demograficamente il paese sta cambiando, fa sì che ci sono dei pezzi di potere, di influenza che si spostano da una città all'altra, da un quartiere all'altro e in certi casi anche da un'etnia all'altra, e chi si vede privato di questo potere non è che la viva benissimo, no? Non è che dice, beh sì, effettivamente per 4 secoli abbiamo comandato noi bianchi, se ora invece gli imprenditori più famosi o i sindaci sono persone non bianche, è anche giusto così. No, chi si vede privato di una condizione di potere, in certi casi di privilegio, tenderà evidentemente a essere un po' arrabbiato da tutto questo. L'ascesa di Trump si è fondata molto su questo sentimento di risentimento. Make America Great Again. La parola chiave in quello slogan è again, rendiamo l'America grande di nuovo, cioè come era prima in sostanza, quando era tutto un po' più facile, potevi dire quello che volevi, come andavano i bianchi, eccetera. Ma questa aggressività di Trump anche nel provocare, nel creare conflitti attorno a questi conflitti identitari ha provocato risentimento e rabbia anche dall'altra parte, quindi sono diventati in certi casi fenomeni di violenza, di aggressività, di decisioni molto discutibili. Non tutto quello che arriva in Italia su questo fronte è vero, forse avete visto qualche giorno fa quella storia della critica al bacio nella favola di Biancaneve, no? Che qui in Italia è arrivata come se fosse gli americani vogliono, era un articolo su un giornale in cui una persona diceva questa cosa. A torto o a ragione se ne può parlare, ma non era una roba gli americani vogliono. Noi andiamo un po' a cercare sempre il più matto che ci sia per fare un po' di polemica, sì, gli americani sono questa cosa qui. C'era però è vero, c'è una pagina sul Corriere. Esatto. La notizia del secolo. Esatto. Però è vero anche che c'è stato un distretto scolastico, credo in California, che ha cambiato i nomi delle scuole dicendo che Lincoln non va più bene. Lincoln è il più grande presidente americano, quello che ha abolito la schiavitù, perché anche Lincoln 300 anni fa aveva detto qualcosa che forse era inopportuno. E George Washington, il primo presidente americano, l'architetto della nazione, aveva gli schiavi, allora cancelliamo George Washington. È chiaro che certe cose vanno giudicate e osservate anche nel contesto in cui sono nate, sono vissute. Ognuno di noi è figlio dell'ambiente in cui è nato, degli insegnanti che ha avuto, che non ha avuto, della cultura del paese e della comunità che lo ha accolto. E quindi ci sono sicuramente grossi conflitti attorno a tutto questo, e perché gli americani vedono in questo conflitto, in queste discussioni, una lotta in qualche modo per il futuro del paese e per il loro futuro, perché ripeto, non è solo una questione di parole, dietro la questione delle parole c'è una questione di potere politico, di potere economico, di privilegi che si stanno perdendo, di privilegi che si vogliono ottenere, e d'altra parte non è sempre tutto un gioco a somma zero, ma in certi casi sì, cioè la volta che diventa presidente una persona afroamericana non diventa presidente un bianco, la volta che diventa presidente una donna non diventa presidente un uomo. Cioè, quando diciamo di distribuire meglio potere, risorse, opportunità, stiamo dicendo che qualcuno deve averne un po' di più e qualcuno deve averne un po' di meno. E queste cose in una società non sono mai indolori, passano sempre da dei momenti di conflitto. Ho un'ultima domanda che recita così. Con il costante sviluppo della Cina, gli Stati Uniti rischiano di perdere i rapporti commerciali con l'Europa, in particolare l'Italia? Ne potrebbe risentire anche la NATO? Allora, io non, diciamo, quando uno vuole prevedere il futuro bisogna sempre stare molto attenti, perché chissà come vanno a finire le cose, nessuno poteva prevedere che sarebbe arrivata una pandemia, e chissà quali altre cose non sappiamo che accadranno, speriamo, diciamo, non così terribili. Però quello che vediamo è che gli Stati Uniti hanno un'economia solida che si sta riprendendo bene dopo la crisi. La Cina ha un'economia solida e in fortissima ascesa, per cui nel giro di qualche anno probabilmente in termini di dimensioni supererà gli Stati Uniti.
Questo non vuol dire che la Cina diventerà improvvisamente la prima e unica superpotenza mondiale, nel senso che, come vi dicevo, poi il potere di un paese non passa soltanto dall'economia, passa dall'influenza culturale, dalle risorse militari, e insomma ci sono ancora molte differenze, molto divario tra Stati Uniti e Cina da quel punto di vista, però ecco, sicuramente stiamo entrando in un mondo che avrà due grandi potenze, Stati Uniti e Cina, e davanti a queste due grandi potenze il resto del mondo dovrà capire un po' come comportarsi. Noi italiani, per esempio, abbiamo ogni interesse ad avere buoni rapporti con entrambi questi paesi, perché sono paesi che possono essere molto utili alle imprese italiane che vendono i loro prodotti sia negli Stati Uniti che in Cina, perché avere rapporti da alleati senza essere subalterni, però, senza essere, diciamo, lo zerbino di turno di questo o di quello, può renderci più forti. Però appunto dobbiamo provare a non farci schiacciare, a non essere subalterni. Se è vero che gli Stati Uniti hanno avuto questa politica che ha costruito una grande influenza in Europa nel corso della seconda metà del Novecento, la Cina adesso ci sta provando, per cui va a investire in un sacco di paesi africani, in un sacco di paesi asiatici, e anche sta provando a farlo in Europa sulla base dell'idea: noi vi portiamo soldi, investimenti, creiamo posti di lavoro, vi costruiamo infrastrutture, e però questo fa sì che voi entrate un po' più nella nostra area di influenza, cioè che se io ti sto creando, se io ti ho aperto un cantiere per costruire un'autostrada con i soldi cinesi, che e quell'autostrada crea, non so, 5.000 posti di lavoro, e se poi tu mi fai arrabbiare io me ne vado, ti lascio del cantiere a metà, voglio dire, ritiro il mio investimento, ti porto via della ricchezza. E quindi noi dovremmo diventare in grado, ed è difficile farlo sia come Italia che come Europa, di trattare con questi paesi da pari, senza essere subalterni. Farlo come Europa è più facile perché siamo di più, cioè contiamo di più perché siamo tanti. È anche più difficile perché devi mettere d'accordo 27 persone, 27 teste, 27 governi, espressione di comunità, culture molto diverse. Quindi è molto difficile farlo, ma sarebbe opportuno riuscirci, perché se no non riusciamo a tenere testa a Stati Uniti e Cina. Se noi andiamo a trattare un trattato commerciale con gli Stati Uniti o con la Cina come Italia, è chiaro che siamo svantaggiati, nel senso che loro sono 320 milioni, noi siamo 60. E quando ci sarà un punto su cui siamo in disaccordo, chi avrà la meglio? Chi ha più potere contrattuale? Chi ha più armi da poter utilizzare in una trattativa? Ne hanno di più loro. Se noi facciamo lo stesso con la Cina, è la stessa cosa. Io vedo come minaccia rispetto agli interessi italiani, per esempio sul tema del commercio, un'Italia che da sola tenta di fare i suoi interessi, competendo tra l'altro poi con la Germania, con la Francia, col Regno Unito, con un sacco di altri paesi del mondo. Vedo come scenario più favorevole un scenario in un contesto in cui l'Europa insieme riesce a trattare con Stati Uniti e Cina. Il punto è che per farlo serve avere delle idee chiare, e in Europa in questo momento non ci sono. Serve avere dei governi che siano in grado di mettersi insieme, di fare anche dei compromessi se serve, e invece in Europa in questo momento ognuno pensa soprattutto ai fatti suoi. Credo che questo comportamento qui rischi di portarci a una perdita di rilevanza e a farci e a lasciarci un po' in mezzo, mentre Stati Uniti e Cina ci utilizzano un po' e fanno un po' di noi quello che vogliono, ma speriamo che non vada a finire così. Beh, è volata letteralmente un'ora, davvero potremmo rimanere qui a parlarne per altre tre come minimo, però dobbiamo chiudere qui, quindi Francesco ti ringraziamo intanto. E ringraziamo anche tutti voi per la visione. Vi ricordiamo domani che ci sarà la conferenza Adolescenza Covid tra disagi, depressione, isolamento con Sandra Sassaroli dalle 11.15 alle 12.45. Vi ringraziamo per la visione e ciao a tutti, a domani. Ciao, grazie. Thank you.
Thank you.